Buongiorno a tutti. Mi dispiace di non essere stato presente per darvi il benvenuto, ma purtroppo ero impegnato in altre attività, proprio in attività di comunicazione della scienza, perché abbiamo avuto nei giorni scorsi un incontro al Senato per discutere dei problemi della riforma che sta avvenendo nel campo dei comitati etici e quindi in quell'occasione era proprio necessario essere in grado di comunicare il parere dei ricercatori scientifici in un ambiente come quello dei politici, che forse è uno dei più bassi in termini di comprensione dei problemi della ricerca scientifica. Comunque oggi parliamo di come comunicare la scienza e naturalmente non possiamo fare la lezione in inglese perché dobbiamo comunicare la scienza in Italia e quindi dobbiamo utilizzare parole italiane. Intanto vorrei dire che comunicare la scienza non è un optional, comunicare la scienza è un dovere. Se noi siamo dei ricercatori, abbiamo il dovere di raccontare quello che facciamo e perché lo facciamo. Questa, diciamo, è una tendenza nuova. Nessuno di voi ricorda i periodi, perché non c'eravate, ricorda i periodi in cui il ricercatore veniva considerato di basso livello se parlava al pubblico. L'idea era quella che il ricercatore doveva stare nella sua torre d'avorio, quello che faceva era talmente complicato che non si poteva esporre alla gente che non era in grado di capire. E comunque la critica nasceva dal fatto che per quanto si fosse bravi nel comunicare si era sempre troppo imprecisi e quindi in questo modo si offendeva la scienza. Le cose sono evidentemente cambiate e oggi, ripeto, è un nostro dovere. È un dovere perché in fondo la scienza usufruisce di denari pubblici, pochi in Italia, come sapete, troppo pochi, dobbiamo anche per questo far conoscere quello che facciamo, ma noi in tutte le nostre attività, in tutto quello che facciamo, utilizziamo soldi che derivano dalle tasse dei cittadini. E quindi abbiamo il dovere di giustificare come utilizziamo questi soldi, che sono i soldi che utilizziamo per le borse di studio, per acquistare apparecchi, per fare il lavoro che facciamo tutti i giorni, quindi acquistare i reattivi, acquistare i servizi, eccetera, eccetera. Quindi partiamo da questo presupposto, è un dovere. È un dovere per tutti e naturalmente non è un'attività innata quella di comunicare la scienza. Quindi ognuno deve in qualche modo scegliere il livello a cui la vuole comunicare. Per tutti però c'è un posto per comunicare. Sarà nell'ambito della famiglia, sarà nel campo delle proprie conoscenze, sarà nel campo dell'ambiente che uno frequenta. Per altri sarà un livello un pochino, non voglio dire più alto, diverso, che è quello di essere disponibili a fare conferenze, a raccontare quello che si fa nell'ambito dei club. In Italia è pieno di Rotary Club, di Lions Club, Kiwanis Club, eccetera, Soroptimist e così via, che hanno sempre grande interesse ad ascoltare problemi, diciamo, di interesse scientifico. E quindi, diciamo, questo è un altro livello. Poi c'è il livello dei mass media, c'è il livello della televisione e per ognuna di queste cose, per ognuna di queste attività non si può improvvisare, c'è la necessità di essere preparati perché nessuno, alcuni naturalmente hanno capacità comunicative, ma bisogna che poi queste capacità comunicative
si traducano in termini tali da essere comprensibili dagli altri. E allora direi che ci sono tre atteggiamenti, dico delle cose di carattere generale, ma non sempre sono presenti. Prima di tutto la chiarezza, questa è una delle doti che dobbiamo avere. Chiarezza vuol dire conoscere bene l'argomento di cui si vuol parlare, conoscerlo nel dettaglio, ma conoscerlo e esprimerlo in modo che gli altri capiscano. Quindi bisogna pensare che chi sta di fronte a noi normalmente non ha l'ABC della scienza, e quindi la chiarezza è una delle cose fondamentali. Quanto più uno conosce bene il problema, tanto più può poi cercare di esprimerlo in termini comprensivi. Non è automatico, perché uno può avere chiarissime le idee, ma poi ingarbugliarsi, rendere le cose complicate quando fa l'esposizione. Quindi bisogna fare delle prove, bisogna prepararsi. Fare comunicazione è un po' come fare del teatro, cioè di solito la gente che fa teatro si prepara, non va a improvvisare. E anche questo, diciamo, è un'attività che dobbiamo sviluppare. La semplificazione, questa è un'altra necessità. Non possiamo dare la conoscenza di quello che sappiamo nei termini complicati in cui si svolge la scienza. Quindi dobbiamo avere la capacità di semplificare. Semplificare non vuol dire raccontare delle storie, vuol dire avere la capacità di ridurre all'essenziale, e ridurre all'essenziale significa cogliere qual è il nocciolo del messaggio che si vuole portare. Poi faremo alcuni esempi da questo punto di vista. La semplificazione è molto importante. Noi usiamo dei termini che sono in gran parte sconosciuti. Quando diciamo recettore, il recettore per noi ha tutta una serie di significati. Per chi ascolta è una parola piuttosto vuota, se non ha, diciamo, delle conoscenze scientifiche, se non ha fatto determinati tipi di studi. Così quando diciamo il metabolita, è un'altra parola che non si deve utilizzare, perché è una parola che non ha un grande significato per la maggior parte della gente. Enzima, dico solo alcune parole per non dirne di quelle molto più complicate, insomma, oggi di tutta la genomica, proteomica, metabolomica e così via. Quindi bisogna sforzarsi di trovare il modo di illustrare i termini in modo, per esempio, abbiamo detto enzima, non si dovrebbe mai pronunciare questa parola perché la gente non sa cosa vuol dire, si potrebbe dire una proteina che induce una reazione chimica. Allora, una reazione chimica è un concetto che è molto più vicino a quello che la gente capisce. Quindi chiarezza, semplificazione e umiltà. Questa è un'altra delle grandi doti che bisogna avere per comunicare. Perché molto spesso i ricercatori sono un po' arroganti. Avendo conoscenze pensano che siano al di sopra degli altri. Dobbiamo avere molta umiltà perché tutti sappiamo quanto poco conosciamo delle cose, e quindi se abbiamo questo atteggiamento, se non facciamo i maestrini o le maestrine come spesso capita, abbiamo più possibilità di essere capiti dalla gente e introduciamo immediatamente un rapporto di fiducia. Chi sa tutto in generale desta un po' di, come dire, di ripugnanza. Chi invece dice vi racconto quello che so, vi racconto quello che sappiamo in questo momento, la scienza è in grande evoluzione, sempre quello che diciamo oggi potrebbe non essere completamente vero domani. Quindi bisogna avere questo
tipo di atteggiamento che poi va anche in qualche modo sviluppato dal punto di vista del modo in cui ci si porge alla gente. Dobbiamo essere in generale sorridenti, non arrabbiati, dobbiamo dare l'impressione di voler aiutare alla comprensione, non di voler imporre le nostre conoscenze. Dobbiamo nella discussione non arrabbiarci mai perché chi ha, spesso diciamo in molti casi, quando si ha a che fare per esempio con frange estreme come gli animalisti, è molto difficile non arrabbiarsi, ma bisogna non farlo, bisogna avere la capacità di mantenersi sereni perché nella discussione la gente ha sempre più fiducia in chi si mantiene tranquillo, espone le sue idee, non si arrabbia, non urla, dà un grande senso di fiducia, tenendo presente che non avremo mai la possibilità di convincere gli estremisti, cioè se uno fa parte della setta che non vuole le vaccinazioni, è difficile riuscire a convincerlo. Noi dobbiamo parlare perché quelli che ascoltano e che sono indecisi sono quelli il nostro target, non è il target quello di convincere appunto chi ha già tutte le sue idee da cui non si rimuoverà mai più. E quindi questo secondo me è una, devono essere un po' le caratteristiche che contraddistinguono chi vuol fare della comunicazione scientifica. E nella comunicazione in Italia ricordiamoci che c'è molto analfabetismo scientifico, quindi questo è uno dei problemi che dobbiamo sempre tenere presente. È incredibile in qualche modo la mancanza di conoscenza, della scienza anche in persone che hanno un grandissimo livello dal punto di vista della loro materia, sono avvocati di grande prestigio, di grande conoscenza dei professori di filosofia che magari credono nell'omeopatia, perché questo è il livello, non c'è una corrispondenza fra il livello socio-culturale e la comprensione della ricerca. È un fenomeno che è completamente dissociato, anche perché la scienza in Italia non fa parte della cultura. Non è mai stata accettata come cultura. La scienza è considerata più una tecnologia, qualcosa attraverso cui si ottengono dei vantaggi di carattere pratico, ma non uno strumento attraverso cui raggiungere la conoscenza, perché la conoscenza nella impostazione letterario, filosofico, giuridico che domina in Italia, la conoscenza è il frutto di altri tipi di attività e altri tipi di pensiero. Un po' c'è anche forse di reazione perché lo sviluppo della scienza ha molto ridimensionato quello che pensavano i filosofi, quello che pensavano i giuristi o quello che pensavano i letterati. La scienza erode molti campi degli altri perché porta alla conoscenza. E diciamo, questo è un punto da aver presente e che se state attenti e guardate ai mass media ritroverete in modo molto costante. Vi do un esempio, me lo sono scritto perché è molto significativo. Sul Corriere della Sera del 10 luglio, quindi di qualche giorno fa, di domenica, c'era un articolo di Danilo Taino, che è uno scrittore, un giornalista, diciamo, di prestigio, una persona molto sensata, una persona che di solito è anche molto equilibrata nelle sue descrizioni, ed è uno che si occupa molto anche di aspetti statistici. Beh, questo articolo riguardava il fatto che ci sono
troppo poche persone che fanno di mestiere qualcosa che ha a che fare con la cultura. E quindi invocava soprattutto il fatto che i giovani si orientassero in queste direzioni, perché c'è bisogno di aumentare la cultura e per aumentare la cultura ci vogliono più professionisti della cultura. E allora, appunto, rivolgendosi ai laureati, definiva in qualche modo i settori che sono culturali, da cinema a TV, a musica, moda e design, architettura, giornalismo, fino agli scrittori e artigiani di qualità. Questa è la convinzione della cultura, che non è un'eccezione. Se questa fosse un'eccezione non ne parleremmo. È qualcosa che riguarda, è una regola generale, cioè la scienza, i ricercatori non sono dentro fra i laureati che fanno cultura. Questo, diciamo, è molto importante da ricordarci, perché, ripeto, non è un articolo isolato, è qualcosa che è nella mentalità di tipo corrente. Allora, proprio perché abbiamo questa mancanza di cultura, è importante che cerchiamo di capire quali sono alcuni dei punti almeno importanti per cercare di far capire che la scienza fa parte della cultura. Allora, vi faccio un esempio che non so se voi avete seguito e che è uno dei tanti esempi che si potrebbero fare. Un po' di anni fa c'è stata una grande situazione di panico nella società, perché il mare Adriatico improvvisamente era diventato lattecente. Non so quanti di voi siete tutti giovani, quindi forse non ve lo ricordate. Comunque il mare era lattecente, perché appunto si erano sviluppate delle alghe apparentemente, e lì naturalmente è cominciata tutta la grande serie di ipotesi. Come capita molto spesso da noi, tutti hanno un giudizio. Siamo 60 milioni di allenatori della squadra nazionale del calcio, e quindi siamo anche 60 milioni capaci di spiegare tutti i problemi che accadono. Non si poteva più fare una balneazione in queste zone, e quindi c'era questo grandissimo allarme. Ed è cominciata la serie delle interventi, che con cosa hanno a che fare? Con una situazione molto semplice, cioè stabilire un rapporto di causa ed effetto. Perché se vogliamo risolvere un problema, vediamo una situazione, il mare è lattecente, ci dobbiamo chiedere qual è la causa. Perché se conosciamo la causa, probabilmente possiamo poi fare un intervento che risolva il problema. Ora, il rapporto di causa ed effetto è una delle cose più difficili che ci siano. Infatti la scienza si occupa di stabilire i rapporti fra causa ed effetto, e spesso è complicata, ma nella mentalità generale invece è una cosa estremamente semplice. E difatti, qual è l'idea che è immediatamente venuta e accolta da parte di tutti? L'idea è stata molto semplice, cioè c'è l'inquinamento, è il Po che porta tutti i prodotti dell'inquinamento nel mare Adriatico, e oddio, poi gli estremisti ambientalisti hanno immediatamente orchestrato una grande campagna che ha convinto la maggior parte della gente. Oddio, qui siamo nel disastro, adesso è l'Adriatico, domani sarà il Tirreno, dopodomani sarà l'Atlantico, abbiamo sconvolto i mari, abbiamo buttato in aria l'umanità, sta distruggendo la Terra, questo tipo di cose. Bene, e naturalmente sono stati poi quelli che hanno portato anche delle ragioni. C'erano troppi fosfati nel Po, c'erano troppe sostanze inquinanti e così via, con analisi. L'anno dopo il fenomeno è scomparso.
e non c'era più, il mare è ritornato come prima, e, però il Po non è cambiato, il Po ha continuato a portare i suoi fosfati, le sue cose. Quindi questo è un classico caso in cui c'è stato un grande errore nel stabilire un rapporto di causa ed effetto, perché le stesse cause che erano invocate persistono e quindi vuol dire che l'effetto non era dovuto, l'effetto non c'è più e quindi vuol dire che l'effetto non è. Questo accade in molti settori. Qui probabilmente se avessero in questo caso, diciamo, invece la letteratura avrebbe portato un contributo, perché se avessero ascoltato un professore di Trieste che aveva detto: ma guardate che in Ovidio c'era già una descrizione di questo fenomeno, naturalmente è stato insultato come un nemico del popolo perché voleva mettere in dubbio che l'inquinamento fosse la causa di tutto, e invece diciamo, tutti quelli che sono andati a guardare hanno trovato che in uno scritto di Ovidio era descritto esattamente la stessa cosa che è successa qualche anno fa, senza che ci fosse naturalmente l'inquinamento che oggettivamente oggi abbiamo. E questo, ripeto, succede anche in medicina, nel nostro campo, nel campo della farmacologia. Se voi ascoltate i discorsi della gente, vedete che non c'è per nulla una valutazione della difficoltà di stabilire il rapporto di causa ed effetto. Supponiamo quello che diciamo, spesso si vede in molti campi, prendiamone uno, se uno ha una sciatalgia, ha un dolore importante, quelli che conoscono il problema sanno però che di solito la sciatalgia ha un certo periodo di percorso e poi di solito, salvo casi particolari, tende a risolversi. Quando uno ha la sciatalgia, cosa fa? Prende un farmaco antidolorifico perché fa male. I farmaci antidolorifici non sono molto attivi nella sciatalgia e quindi uno cambia i farmaci fin quando ne trova uno che finalmente gli fa passare il male. Allora la conclusione è: ho trovato il farmaco importante, ho trovato il farmaco risolutivo per i miei mali. Quindi stabilendo un rapporto in questo caso di causa ed effetto. Avevo male, non ce l'ho più, quel farmaco è lui che mi ha risolto. Beh, il problema non è così semplice perché non posso escludere l'ipotesi che il male sarebbe passato anche se non avesse preso il farmaco, perché la malattia era alla fine del suo iter, oppure se non avessi preso i farmaci forse sarebbe passata più rapidamente. Allora, stabilire quale di queste tre ipotesi è vera è una cosa complicata. Per fare questo, bisogna fare degli studi clinici controllati, cioè che sono frutto, diciamo, di conoscenze che hanno una base, diciamo, che si è sviluppata in tanti tanti anni, perché è soltanto attraverso questo tipo di strumenti che possiamo avere un'idea di quanto un farmaco è attivo. Allora vorrei farvi vedere, per farvi vedere che non sempre è utile parlare, qualche volta si possono far vedere anche delle cose per convincere la gente, vi faccio vedere un brevissimo filmato, sono 3 minuti, in cui si spiega in termini semplici cosa è uno studio clinico controllato, cosa che a raccontarla richiede, diciamo, probabilmente molte giornate, ma questa è una estrema semplificazione. Questo video è disponibile in 27 lingue perché è il frutto, diciamo, di un progetto europeo che abbiamo sviluppato qui in istituto. Se lo facciamo vedere, poi continuiamo. Si racconta che il primo test clinico della storia sia avvenuto nel 1747 su una nave della corona britannica. Il medico di bordo, per scoprire la migliore terapia contro lo scorbuto,
distribuì vari preparati, secondo le conoscenze dell'epoca, ai marinai divisi a due. Uno di questi preparati era composto di arance e di limoni. Solo i due marinai che lo presero guarirono. Questo test risolse l'incertezza e rivelò la cura più efficace. Le cose sono ovviamente molto cambiate dal 1747, ma ora come allora, l'unico modo per rispondere alle incertezze sui vantaggi e gli svantaggi dei trattamenti è fare studi clinici. Studio clinico. Primo punto. Il progetto dello studio clinico deve essere approvato non dagli stessi sperimentatori, che ovviamente potrebbero avere qualche interesse ad un buon risultato, ma da un comitato etico, composto da esperti indipendenti e anche da comuni cittadini. Secondo punto. Bisogna dividere i pazienti prescelti in due gruppi, quello cui verrà somministrato il nuovo farmaco e un secondo gruppo che funzionerà da controllo. Al gruppo di controllo verrà dato un placebo, cioè un preparato inerte, ma dall'apparenza in tutto e per tutto simile al farmaco da mettere alla prova. Nei casi in cui per quella malattia esista già un farmaco efficace, invece del placebo al gruppo di controllo verrà dato, per motivi etici, il farmaco già disponibile. Questa distribuzione dei pazienti nei due gruppi dovrà essere assolutamente casuale, un po' come estrarre i numeri di una tombola. Quello che tecnicamente si chiama randomizzazione e permette di ottenere gruppi omogenei da confrontare. Terzo punto. Nel test, i pazienti non devono sapere se stanno ricevendo il farmaco o il placebo, ma nemmeno i medici devono sapere cosa stanno somministrando. Il test deve essere organizzato in modo che tutti siano all'oscuro. In questo modo si eviteranno suggestioni o pressioni, anche involontarie. Il doppio cieco, appunto. Quarto punto. Alla fine dello studio clinico, le cartelle cliniche dei pazienti dei due gruppi devono essere analizzate da una terza equipe medica, che non ha partecipato al doppio cieco, anzi, ne è totalmente estranea. Quinto punto. Lo studio clinico con il doppio cieco deve essere ripetuto in altri centri indipendenti. Sesto punto. Non basta che il nuovo farmaco si riveli efficace statisticamente nei confronti del controllo. Il farmaco deve migliorare realmente le condizioni dei pazienti. Quindi bisogna valutare sia i benefici che gli effetti collaterali, cioè dannosi. Un'attenta misura dei benefici e dei danni. Si racconta che il primo... Ok, avete visto come in termini estremamente semplici, questo diciamo è un modello su cui si può riflettere, ripeto, il testo, il video è disponibile a chiunque, per chiunque lo voglia avere, è un modo molto semplice per veicolare dei concetti che invece esprimendoli sono molto difficili, la randomizzazione, il doppio cieco, il fatto che i parametri di giudizio siano dei parametri che hanno valore terapeutico, eccetera, l'importanza dell'analisi statistica e così via. Quindi, diciamo, molte di queste cose aiutano se vengono poi fatte circolare. Parlando di rapporti di causa ed effetto e di problemi importanti, dobbiamo ricordare che oggi ci sono delle discussioni, per esempio una discussione che è in corso è la discussione sulle vaccinazioni. Ci sono gruppi che sono contrari alla vaccinazione dei loro figli e anche dei figli degli altri. E cosa fanno? Fanno circolare informazioni che oggi hanno un'importanza diversa dal passato, perché possono circolare sui social network e quindi possono diventare molto più capillari nella informazione. Una volta un gruppo che fosse contrario, ce ne sono sempre stati nella storia, un gruppo contrario alla vaccinazione aveva pochi modi, poche modalità per esprimersi, perché in generale non veniva molto considerato, quindi i mezzi di diffusione
della conoscenza non prendevano molto in considerazione questi gruppi. Oggi invece, indipendentemente da quello che possono fare i giornali, la televisione o la radio, questi hanno invece una grande possibilità oggi di diffusione delle loro informazioni. E quindi è molto difficile contrastare questa che è palesemente una menzogna, quella di ritenere che le vaccinazioni siano dannose, perché il vaccino è uno dei migliori farmaci che abbiamo a disposizione, costa poco, viene somministrato una sola volta, ha un effetto che dura per quasi tutta la vita, agisce nella stragrande maggioranza, quasi nel 100% delle persone, quindi è un farmaco estremo, è uno dei migliori farmaci che abbiamo a disposizione. E tutto nasce in fondo da una falsa informazione, perché la ragione per cui si è molto, questi diciamo, estremisti hanno possibilità di far conoscere, perché si attaccano a un articolo che era apparso sul Lancet, ahimè, su una rivista molto importante, in cui un ricercatore, Andrew Wakefield, aveva fatto vedere sulla base dei suoi dati che bambini che avevano avuto la vaccinazione poi sviluppavano una forma di autismo. E la cosa evidentemente fa impressione, perché, ma anche qui siamo di fronte a un problema che di nuovo si riferisce al rapporto di causa ed effetto. Non è detto perché uno è stato vaccinato che non possa essere poi preda di questa malattia, perché sono due situazioni completamente diverse che non hanno un rapporto diretto, o perlomeno per dimostrare che c'è un rapporto bisogna fare una serie di ricerche e una serie di diciamo, conclusioni sul problema. In realtà poi si è visto che questo medico era un medico che aveva interessi in una ditta che sviluppava dei medicinali che volevano sostituire i vaccini e ha dovuto ritirare i suoi lavori con una grande ignominia, è stato espulso dall'ordine dei medici inglesi e è stato anche condannato dal tribunale per diffusione di false informazioni. Però, come sempre capita, il dato iniziale a grande peso, il fatto che poi si sia smentito, viene ignorato e quindi c'è ancora tutta questa situazione di allarme sulla base di dati che sono completamente falsi. E è molto difficile raggiungere capillarmente tutti quelli che invece ricevono una informazione contraria. Non basta in questo caso parlare alla televisione o alla radio o scrivere sui giornali, perché in realtà, non si raggiungono poi tutti quelli che invece, e questa è una grave situazione perché si danneggiano i bambini che hanno invece il diritto di essere vaccinati contro malattie importanti. Volevo in questa conversazione, diciamo, di esempi, volevo, perché vedo che il tempo passa, non dimenticare il problema che ha a che fare con l'impiego degli animali nella sperimentazione, perché questo è uno degli altri argomenti in cui abbiamo dei seri oppositori che in realtà stanno avendo successo e che ci impediscono sostanzialmente o rendono molto difficile la possibilità di impiegare animali d'esperimento per il nostro studio. Quali sono le argomentazioni che portano e come noi possiamo cercare di
portare il nostro contributo alla conoscenza di come stanno effettivamente le cose. La prima considerazione che loro fanno è quella molto ovvia. Gli animali sono diversi dall'uomo e quindi non potete estrapolare dagli animali quello che succede nell'uomo. E questo, diciamo, è una cosa che sappiamo anche noi. Nessuno di noi credo che pensi che il topo è paragonabile all'uomo. Il topo che usiamo tutti i giorni non è paragonabile certamente all'uomo. Però bisogna mettere in evidenza il fatto che tutte le specie animali che utilizziamo, intanto dare l'informazione che non è che usiamo soltanto i topi, abbiamo una grande gamma di specie animali che possiamo utilizzare a seconda dei problemi che vogliamo studiare. E questi animali, è vero che sono differenti dall'uomo, ma hanno anche molte analogie, perché gli animali, come l'uomo, hanno un cervello, hanno dei polmoni, hanno due reni, hanno un cuore, hanno dei muscoli, hanno un sistema ormonale che non è esattamente quello dell'uomo, ma hanno un sistema ormonale, hanno un sistema immunitario, hanno un sistema nervoso, periferico. Quindi hanno una serie di analogie con l'uomo. E poi, diciamo, il numero di geni non è molto differente, l'organizzazione dei geni è esattamente la stessa, anche se le complicazioni sono evidentemente molto differenti. Credo che più del 90% delle proteine è analogo nell'uomo rispetto al topo. E così via, cioè il metabolismo, c'è un metabolismo glicidico, c'è un metabolismo lipidico, c'è un metabolismo proteico che ha diversità, ma che però è presente in tutte queste specie animali, quindi questo ci permette di utilizzare gli animali per trovare soluzioni che possono poi essere di interesse per l'uomo. Indubbiamente, qual è il problema? Il problema è quello di trovare la specie animale che ha un meccanismo che è rapportabile all'uomo. In molti casi lo troviamo spontaneamente, in altri casi dobbiamo modificare l'animale attraverso oggi le possibilità che ci danno la genetica, per fare in modo di riprodurre nell'animale quella anomalia che abbiamo riscontrato essere presente nell'uomo. E bisogna far presente che, nonostante, diciamo, quello che raccontano gli animalisti, che abbiamo tutta una serie di farmaci che sono efficaci, che sono stati sviluppati attraverso questa via di indagine. Non avremmo l'insulina per il diabete se non ci fossero stati gli esperimenti iniziali in cui si è stabilito che c'era una sostanza che modificava il metabolismo del glucosio attraverso dei sistemi di incrocio della circolazione fra due animali. Non avremmo i farmaci contro l'epatite C se non avessimo potuto riprodurre la malattia indotta da questo virus nella scimmia, quindi una specie animale diversa da quella che utilizziamo correntemente, e così via. Abbiamo tutta una serie di farmaci che sono il risultato e la riprova che c'è la possibilità di questo diciamo, rapporto fra lo studio degli animali e lo studio nell'uomo è data dal fatto che circa l'80% dei farmaci che si usano nell'uomo vengono utilizzati anche negli animali. Gli animali, diciamo, d'affezione si giovano degli stessi farmaci che utilizziamo noi. Gli animalisti raccontano molte storie, per esempio raccontando che l'aspirina sarebbe letale negli animali. Non è vero, gli animali si curano con l'aspirina esattamente come si cura, le dosi sono diverse, ma comunque si usa lo stesso tipo. Quindi il fatto che ci sia
un forte numero di farmaci che viene utilizzato sia nell'uomo sia negli animali è una riprova che c'è una possibilità di incrocio fra queste due situazioni. È vero che ci sono tante situazioni in cui non abbiamo ancora delle soluzioni e questa, diciamo, è una delle grandi accuse che fanno gli animalisti. Voi non riuscirete mai a trovare il farmaco per la malattia di Alzheimer perché l'uomo è completamente differente da qualsiasi specie animale, che è un'accusa un po' strana perché è come dire a un chimico che non ha trovato una certa reazione chimica, nessuno glielo dirà mai, perché diciamo, si tratta di capire che non siamo onnipotenti. Cioè, dobbiamo sviluppare attraverso trials and errors, che è il modo con cui procede la scienza, quello che non troviamo oggi, probabilmente lo sapremo trovare domani o fra un secolo, nessuno può dire quando avverranno delle scoperte. Quindi questo è uno dei primi argomenti. Siccome questo argomento alla fine è facilmente smontabile, perché si può, diciamo, le ragioni che vi ho portato sono ragioni che tutti possono capire. C'è una seconda ragione che portano e dicono: no, ma voi siete ormai ridotti a occuparvi del passato, perché oggi invece possiamo fare tutto in vitro senza bisogno degli animali, possiamo fare. Naturalmente poi si va a finire in che cosa? In coltura in vitro. Che siano poi fatte in un certo modo, tridimensionali o gli organoidi o quello che volete voi, però siamo sempre in una situazione in vitro. E allora qui c'è una forte contraddizione che bisogna cercare di evidenziare nella discussione, cioè se la vostra argomentazione è che gli animali sono molto lontani dall'uomo, un po' di cellule coltivate in una provetta saranno ancora più lontane dall'uomo, quindi non può essere questa una soluzione, almeno utilizzando la logica corrente. Siamo ancora molto più lontani e si possono portare poi degli esempi per dire: non è che possiamo chiedere alle cellule se un farmaco è antiipertensivo, non possiamo chiedere alle cellule se un farmaco è antidolorifico, non possiamo, cioè tutto quello che ha come effetto finale su una funzione e quindi mette in moto una serie di reazioni collegate fra di loro, non è fattibile in una situazione in vitro. Con questo credo che nella stragrande maggioranza dei nostri laboratori, forse l'80% dell'attività che svolgiamo la svolgiamo in vitro, ma a un certo punto c'è bisogno della documentazione in vivo perché il più semplice degli organismi viventi è certamente molto più complesso di tutte le cellule che coltiviamo in vitro. Questo è il problema, diciamo, della sperimentazione animale. E finisco perché vedo che purtroppo il tempo passa, no, grazie. Il tempo passa. Questa sperimentazione animale è un problema molto grave perché forse molti di voi sanno che noi non abbiamo aderito alla direttiva europea, la quale dà i dettami per la regolamentazione dell'impiego degli animali, l'esperimento su cui credo che tutti noi dobbiamo essere d'accordo, dobbiamo fare tutto il possibile perché gli animali vengano utilizzati solo quando è veramente necessario, però la direttiva dice che non si può fare di più di quello che la direttiva dice perché si vuole ottenere un'armonizzazione a livello europeo. In realtà i nostri politici, certamente anche noi ricercatori, siamo colpevoli perché molti, anzi molto pochi ricercatori nel tempo ci hanno messo la faccia per difendere la sperimentazione animale. Molti l'hanno girata dall'altra parte perché
le loro organizzazioni avevano paura poi di perdere il 5 per 1000 o di avere altri tipi di danni dal punto di vista della popolarità. E quindi diciamo, la politica italiana ha stabilito ha fatto diciamo, 62 infrazioni nella legge italiana che costeranno un mucchio di soldi perché l'Europa, la Commissione europea, ha già inviato una lettera di infrazione. Se l'Italia non modificherà, ma non ci sono molte evidenze che lo stia modificando, credo che dovrà pagare qualcosa come 60.000 euro al giorno fin quando non cambierà la sua regolamentazione. E in questi 62 punti ce ne sono due, anzi tre, che sono molto importanti. Il primo è che non possiamo più allevare cani, gatti e scimmie in Italia, che vuol dire che li dovremmo comprare fuori, costeranno di più, insomma, una stupidaggine. Ma le altre due cose sono serie. Una, che non possiamo per nulla più utilizzare i farmaci illeciti, le droghe negli animali, e l'altra è che non possiamo fare eterotrapianti, cioè non potremo più trapiantare tumori umani nei topi nudi. C'è stata una moratoria che siamo riusciti a ottenere con grande difficoltà, ma la moratoria sta scadendo e quindi se alla fine dell'anno non ci sarà una nuova legge, non potremo più fare determinati studi, il che ci sta dando anche molti fastidi perché a livello europeo non ci accettano più, perché se entriamo in gruppi che devono fare sperimentazione animale, noi non abbiamo la certezza di poter continuare a farla e non sappiamo che cosa potremo continuare a fare e cosa non potremo continuare. Vi dico questo perché c'è bisogno da parte di tutti di dare informazioni e di cercare il più possibile di lavorare perché questa legge possa venire riformata. Ok, io vedo che il mio tempo è ampiamente scaduto. Vi ripeto la importanza di occuparvi anche dei problemi della comunicazione della scienza, perché il futuro della scienza dipende anche dalla capacità che avremo noi di far capire cosa stiamo facendo. Credo che c'è qualche minuto, se ci sono le domande, sono a disposizione. Ringraziamo il nostro direttore, professore Silvio Garattini, e la sessione. Se ci sono domande. Domande. Siete tutti convinti? Io ne ho una allora. Spesso la discussione con, gli estremisti, sia che si tratti di problemi, che riguardano gli animali, sia di utilizzo di finti farmaci, avviene su due piani molto diversi, cioè un piano molto emotivo, che è quello utilizzato spesso, quindi da questa tipologia di persone, e poi il piano scientifico che è molto razionale. E purtroppo per convincere le persone è molto difficile usare il piano razionale, molto più facile da livello emotivo. Quindi è sensato per un ricercatore cercare di sfruttare il livello emotivo o non è giusto fare questa cosa? Quindi bisogna, mantenersi a un livello molto più razionale e però far fatica a scontrarsi, quindi a confrontarsi. Sì, è un problema molto difficile. Io diciamo, credo che noi non dobbiamo usare i mezzi che utilizzano gli altri. Certo, è molto più difficile, ma è bene rimanere alla razionalità. Una delle cose che proprio ha a che fare con questo che volevo dirvi è che spesso i giornalisti, la televisione o altro sfruttano questa emotività mettendo, per esempio, un bambino
bambino che era malato, che poi guarisce grazie all'omeopatia, uno deve spiegare le ragioni per cui l'omeopatia non può servire, ma poi c'è lì il fatto, secondo loro, che dice no, ma non è vero, quello lì è guarito. Naturalmente questo è molto difficile, perché però io credo che alla fine l'argomentazione che uno può portare nel dire che non contiene più niente, il niente non può fare qualcosa perché sennò cambiamo il nostro modo di fare, si possono portare degli esempi che in farmacia si possono cambiare tutte le etichette, mescolarle fra di loro e non cambia niente, perché nessuno sarà in grado di stabilire che sono state cambiate. Insomma, ci sono delle argomentazioni che si possono utilizzare. Spesso si utilizza il fatto che in qualsiasi campo c'è sempre qualcuno che ha un parere contrario e viene preso come se la scienza fosse divisa in due parti. Per esempio, ci sarà sempre qualcuno che dice che ha fiducia nell'omeopatia anche se si occupa di scienza, si dimentica che c'è il 99,99% che ha parere contrario. Non so, questo avviene di nuovo, se avessimo tempo vi porterei molti esempi, ma sul Corriere della Sera di qualche giorno fa c'era un altro esempio di questo. Da un lato sulla dieta vegana, sapete che c'è un bambino, una bambina che è morta per via del fatto che i genitori hanno adottato una dieta vegana nel primo periodo della vita. Beh, questa bambina, quello che riportava il Corriere della Sera, erano due colonne esattamente uguali, con lo stesso tipo di domande, con lo stesso tipo di cose, per due persone. Uno è il presidente dei pediatri italiani, e che aveva un documento che rappresentava il 99%. Dall'altra parte una signora, che non si sa neanche se sia laureata, Sabrina Bietolini, mi ricordo il nome, che è una nutrizionista con impostazione vegana. E questi due sono presentati esattamente come se fossero due autorità di tipo uguale che esprimono il loro parere, per cui quindi la gente poi può scegliere fra le due cose senza dire in modo molto chiaro che una esprime, diciamo, un giudizio personale, che gli altri esprimono giudizi basati su dati scientifici e sulle conoscenze che oggi abbiamo. Cioè, oggi c'è questa grande tendenza a ignorare completamente i fatti per privilegiare le impressioni. Le impressioni diventano molto più importanti dei fatti. I fatti si lasciano da parte, perché quello che conta è chi sa invece attraverso ragionamenti, perché questa non aveva nessun ragionamento efficace, diceva soltanto che ci sono dei casi in cui i bambini sono cresciuti bene, non c'è stato nessun problema, che comunque si può dare la vitamina B12, si può dare questo, si può dare questo, che insomma è molto strano che si debba diventare una specie di scienza l'allevamento di un bambino nel primo periodo di vita, quando il latte materno e l'impiego di proteine animali che sono necessarie per la crescita è la cosa che si è sempre fatta e che non ha mai. Comunque questo è il mondo con cui non tanto noi che ormai siamo il passato, ma voi che siete giovani avete la possibilità di vivere, e quindi dovete prepararvi a questa situazione per cui le impressioni conteranno sempre più dei fatti, mentre noi dobbiamo difendere i fatti. Ci sono altre domande? Non siate timidi. Va bene, siete un po' timidi, ma comunque va bene.